nostro cuore d'amore, invocando il perdono dei nostri peccati. Signore Gesù, amore di Dio, la tua carne per la nostra salvezza, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, divina presenza nel cuore della nostra vita, abbi pietà di noi. Signore Gesù, sacramento della nostra comunione con il Padre e con i fratelli, abbi pietà di noi. Io ti preghiamo che sei cuore di noi, per i nostri peccati ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio che è nato nei cieli, grazie a te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, il tuo regno sia esteso per tutte le generazioni.
Dio lo glorificherà, la parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Avrebbe potuto, certo, magari in modo anche
grande salto, fosse sceso così. Ma ce l'ho non lo fa. Ma perché non lo fa? Perché dimostra l'amore di Dio, che va oltre la nostra miseria, va oltre tutto questo. Ecco perché lì c'è la glorificazione da parte di Gesù. Dice: in quel momento io sono glorificato, perché esprimo nella tua libertà la missione per cui sono venuto. Cioè dirvi che Dio ti vuole bene, come Dio di Gesù, come vuole Gesù, se non è guarda. Non bene superficiale, bene profondo del cuore, profondo. E allora quel bene si esprime in quell'azione. Prima cosa. Seconda cosa, qui che vedete, uno dice, se uno legge tutta la Bibbia, vede come il popolo di Israele purtroppo è un popolo che nel tempo sempre agito in tradimenti, quello che dice, se leggeste il libro dell'Esodo, il profeta Daniele ne fa una, signore. I profeti ci sono tirati, cioè comunque sono stati mandati, non l'avete picchiato, ma l'avete ammazzato. Cioè è un popolo un po' così. Ma per non cadere nella tentazione di dire che sono sempre colpa degli altri, ma uno dice. Perché anche noi purtroppo agiamo in questo, davanti alle fonti di Dio, ed è lì che il Signore mostra misericordia. Quando io sbaglio, quando faccio un peccato, che cosa faccio? Tradisco una fiducia nella parola. Ho fatto io, ho agito, e ho agito con un tradimento. Perché ho tradito la parola che mi è stata donata, la fiducia che Dio mi ha concesso, ma ecco la grande misericordia. Io so che c'è il luogo di grazia e di riconciliazione che Dio, se io agisco nel tradimento, me lo dona. Capite da questa cosa di questa di Dio? E allora dicevo la seconda cosa che Gesù dice. Ebbene, dice il Signore, se questo è vero, ecco io dico a te, dico a ciascuno di noi, che questa glorificazione, questo bene, questo amore che lo puoi vivere anche lui, cioè non per il nostro volere. L'altro giorno un racconto personale, ero andato a riposare un'ora un po' tarda di sera, e ad un certo punto mi sono svegliato di colpo perché sentivo canzonare delle bestemmie. Io, la donna, non dico cosa hanno detto, io ho fatto l'assistente di un esorcista per un po' di anni. Io dalla bocca del demonio non ho mai sentito determinate cose, ve lo posso assicurare. Ebbene, la prima mia reazione, sapete qual è stata? Pensavo che come Giovanni nel Vangelo, sapete quando entrano che c'è un posto dove non vogliono accogliere Gesù? Giacomo, Giovanni, Signore, manda un fulmine dal cielo e brucia tutti. Ha detto così. E Gesù cosa gli dice? Sì, ma la risposta gli dice. La prima reazione però è questa. Poi non ci pensa e dice: ma se Gesù sulla croce non è sceso, chi sono io per avere questa pensare queste cose? Allora, Signore, la mia pietà, questa antipietà. Ecco, tu non sei sceso dalla croce, sei stato canzonato. Ecco, ampietà. Allora, la seconda cosa che dice a noi è questo: se tu vuoi esprimere nella verità, ecco la mia parola, ecco quell'amore che sei capace di esprimere e di per gli altri, per il dono dello Spirito, non certo per la nostra volontà. Ecco perché appunto dovremmo andare a essere, ecco, ma per il dono di grazia che il Signore ci fa. E tra l'altro, Gesù termina il brano di Vangelo, dove dice una cosa: sapranno che siete i miei discepoli se avrete l'amore gli uni per gli altri. Non è il contrario, è negativo, vediamo il negativo. Sapranno che non siete i miei discepoli se non avrete amore gli uni per gli altri. Voglio dire questo, che se uno legge così dice: noi siamo cristiani.
cristiano, un discepolo di Cristo, per cui. Allora, se tu leggi questa frase, sa, Gesù lo dice, ma perché tu non puoi dirmi cristiano, se dentro di te non c'è questa grazia, questo desiderio, neanche un'applicazione, non deve avere nessuno di desiderio. Ecco, e anche un'applicazione, lo sapranno. Perché non è, vedete, qui non si tratta di innalzare i simboli, ma croce, ma di vivere la parola. Perché io posso dare il tutto così. Ma se poi questa parola non la vivo, cioè non la applico nei gesti, allora saprà chi si crede se tu sei, dice Gesù, un mio discepolo. Se cerchi, anche delle difficoltà, chiaramente, però di vivere questo comandamento che è immediatamente collegato alla glorificazione, al senso della missione di Gesù. Allora dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, davvero chiediamo anche per l'intercessione di Santa Rita, che i santi ci accompagnino in questo davvero, che ci conceda il Signore questo ascolto della parola sempre che sia proficua. Quando il sacerdote termina di leggere il Vangelo, faccia il Vangelo, ma faccia il Vangelo per questa cosa, lo fa a nome di tutti e a nome di tutti fa una preghiera sottovoce, non si dice, non si dice, ma io quando faccio il Vangelo cercherò di fare la parola del Vangelo, cancella i nostri peccati, quindi lasciate il Vangelo. Perché si fa questo gesto? Cioè dire, Signore, questa parola davvero entri dentro di noi, così preziosa, e anche di pace, che vogliamo bene. Ecco, è così preziosa per noi, ecco, che possiamo davvero sperimentarla. Chiediamo allora al Signore questa grazia per il dono dello Spirito Santo, che possiamo essere davvero suoi discepoli, se avremo con noi. Manda, Signore, il tuo Santo Spirito. Manda, Signore, il tuo Santo Spirito.
Thank you.
suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, nella missione di peccati. Fate questo in memoria. Thank you.
nostri peccati del mondo. Poiché ora, con il vostro ricevere, sacramentalmente, viene a me il mio.
cui sarà la risposta del mondo, che dobbiamo curare sicuramente con il nostro figlio, per essere stato un paio di 10 come il nostro. E domani, in questo tempo, la frase che doveva essere la cartellina, diciamo che non è di sera, poi ci aggiorniamo solo per le nostre polizie, ma ancora però lo diremo poi per la cartellina. O cara Santa Rita, patrona anche dei casi impossibili e di avvocata dei casi disperati, fate che Dio mi libera dalla mia presente attenzione e allontani dall'ansietà che preme così forte sopra il mio cuore, per l'angoscia che può sperimentarsi in tante simili occasioni, abbiate compassione della mia persona a voi devota e conscientemente domando il vostro intervento presso il cuore del nostro Gesù Crocifisso. O Santa Rita, guidate le mie umili preghiere e mentando la mia passata vita peccatrice e ottenendo il perdono di tutti i miei peccati, con la dolce speranza di poter un giorno in Dio, in paradiso, insieme con voi per tutta l'eternità. Il Signore sia con voi.